Time Training. Quanto deve durare il tuo allenamento in termini di tempo perché sia efficace? 15 minuti? 20 minuti? 30 minuti? Un'ora? 2 ore? Sappi che la durata del tuo allenamento non è uno dei fattori più importanti per determinare i risultati che potrai ottenere. La cosa che fa la differenza è l'intensità con la quale ti alleni. In teoria possono essere sufficienti anche 15 o 20 minuti fatti con la giusta intensità per ottenere benefici e risultati. Il problema è che per ottenere risultati in soli 15 minuti di allenamento è necessario sapersi allenare con la giusta intensità dal punto di vista qualitativo, un aspetto non sempre semplice, soprattutto se sei alle prime armi. In una fase iniziale io ti consiglio di prediligere in termini di durata allenamenti leggermente più lunghi, cioè almeno dai 30 a 45 minuti in su, perché ovviamente non sarai in grado di allenarti in soli 15 minuti con la massima intensità. Magari dovrai fare delle pause, oppure non sarai in grado di eseguire quel singolo esercizio con il movimento corretto e quindi con la giusta intensità, coinvolgendo magari i muscoli nel modo migliore. Poi, una volta che avrai creato quella che io posso definire la base, cioè una volta che hai imparato ad allenarti con la giusta intensità, anche in 45 minuti, allora lì potrai iniziare a inserire magari allenamenti anche di durata inferiore, come ti dicevo di 15-20 minuti, nei quali incrementi ulteriormente l'intensità, cioè esegui esercizi più intensi o più difficili dal punto di vista tecnico, in modo tale da stimolare comunque al massimo i tuoi muscoli, il tuo organismo e il tuo metabolismo.